In un paese che è penisola, il mare è un elemento fondamentale. Increspato di bianco, verdeggiante o trasparente, ne ha segnato ineluttabilmente la storia, ne ha accresciuto la gloria. Le città di mare possono sembrare tutte uguali e in realtà sono sempre diverse, sebbene condividano tutto quello che sul mare e grazie al mare vive e insiste. Poco più di un anno fa, nella Genova non ancora ferita dal crollo del Ponte Morandi, si è svolto un ciclo di incontri dedicati alle città di mare ed è in quell'ambito che ha cominciato a prendere forma l'ennesimo capitolo della ricchissima letteratura legata al mare, ovvero l'ultimo libro dello scrittore e sceneggiatore triestino Paolo Magris, dal titolo appunto Città di Mare, edito da Rizzoli e pubblicato nel marzo scorso, presentato a Crotone nell'ambito del programma collaterale al campionato italiano di vela d'altura. Il volume è il rendiconto di come scrittori, artisti, studiosi, tutti nati o vissuti a lungo in città di mare, hanno esplorato il legame fra essi e i luoghi d'origine o di elezione, ed il mare, e lo spazio che esso ha occupato nelle loro vicissitudini personali, culturali, sentimentali. Non solo Italia. Ci sono Genova e Palermo, Napoli ed ovviamente Trieste, ma anche Dublino, Oslo, Marsiglia. Il mare, scrive Magris, è bisogno, desiderio, passione soggiogante, come se null'altro ci fosse. Come se non si potesse vivere in un altrove, in cui è assente. Io confesso che, nato in una città di mare, avrei una difficoltà enorme a trasferirmi in una città non di mare. Se si cresce realmente al contatto, non solo vicino, ma proprio se si cresce immersi in questo elemento, se ne trae, devo dire la verità, un bisogno molto profondo, molto radicato. Il mare diventa non un piacere, non uno svago, non un modo per passare il tempo, ma diventa una necessità. Questa necessità di perdersi. Di far perdere l'occhio in una dimensione infinita che è il mare, l'odore del mare, l'odore del salso, una dimensione veramente spirituale ma molto 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 profonda. Io questa la sento tantissimo e immagino che anche per esempio qua che siamo a Crotone, molte possono condividere questo punto di vista. Ma essere città di mare non sempre coincide col diventare una città di mare. Il presidente del Club Velico Crotone, Francesco Verri, in questi ultimi 7 anni ha molto insistito sulla necessità che la città si riappropri del suo elemento più caratterizzante, finalmente valorizzato, difeso, non più contaminato da distrazione e sciatteria, non più offeso da un'edilizia sregolata, da comportamenti ottusi, da scelte avventate e fallimentari. Bisogna che il mare diventi parte della nostra mentalità, bisogna che ci appropriamo degli spazi. Bisogna che ricostruiamo la nostra identità legata al mare, fatta evidentemente anche di attività economiche. Crotone non ha una flotta di pescherecci, Crotone ha dei pescherecci. Crotone non aveva un'attività velica importante. Crotone ha un porto turistico che è un parcheggio. Anziché essere uno spazio vivo fatto di attività locali, ristorantini, e di diventare un luogo dove ci sono spettacoli, attività, come per esempio in questi giorni. Quello che noi facciamo sporadicamente in questi giorni, in occasione degli eventi, dovrebbe diventare qualcosa di stabile, di definitivo.